Storie italiane. Lo schiaccianoci. Non molto tempo fa, in una nevosa mattina di Natale, si sentì un colpo sulla grande porta blu. Clara, guarda chi è alla porta! Correndo eccitata per le scale, Clara sperava di trovare qualcuno di speciale. E lo trovò davvero! Zio Jack! Oh 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 oh, buon Natale, piccola! Non sono più piccola, zio! Oh, che importa? Sarai sempre la mia piccola principessa. Ma immagino che tu abbia ragione. Ora sei cresciuta. Dovrei portar via il tuo regalo di Natale, allora. Oh, lasciamo perdere. Io sono piccola, piccola come la ballerina che hai fatto per me lo scorso Natale. Lo zio Jack era un fabbricante di giocattoli. Ogni anno creava meravigliosi giocattoli per Clara e suo fratello Fritz. Clara amava tutti i suoi giocattoli e li teneva al sicuro nel suo armadio. Aveva soldatini di piombo, un pirata, una ballerina, cavalieri a cavallo, carri armati, macchinine e molto altro. Invece Fritz non si prendeva affatto cura dei suoi giocattoli. Erano sempre tutti sul pavimento. Che giocattolo hai fatto per me quest'anno, zio? Oh, quest'anno qualcosa di molto speciale per te, Fritz. Ma dovrai aspettare fino a stasera per aprire il tuo regalo. Oh, zio, per favore, la notte è così lontana. Per favore, possiamo aprirli ora? Bambini, sapete che non posso dirvi di no. Va bene, ad ogni modo, penso che questa notte di Natale sarà magica. Oh, zio, non siamo mica così piccoli. Sappiamo che non esiste la magia. Oh, non essere così sicura, bambina mia. Dopotutto, è Natale. Oh, la vostra chiacchierata mi ha fatto addormentare. Possiamo aprire i nostri regali ora? Sicuro? Questo è il tuo. E questo è tuo. Quando Fritz aprì la sua scatola, vide un topo guerriero. Sembrava vero con i suoi denti in bella vista. Questo topo sembra così reale, Clara. Vieni a vedere. Sembra che sia appena tornato da una guerra. Ma Clara non stava ascoltando. Continuava a fissare il suo giocattolo. Era lo schiaccianoci. Aveva un lungo naso, simile a un pappagallo, su una testa che era più grande del suo corpo. Ma questo giocattolo aveva qualcosa di diverso e Clara non riusciva a staccargli gli occhi di dosso. È così brutto! Nessuno è brutto, Fritz. Sembra solo diverso. Ah, intendi brutto? Diverso non è brutto, Fritz. E il mio schiaccianoci non è brutto. Oh, smettetela di litigare, bambini. E Clara ha ragione, Fritz. Diverso non è brutto. Questo è esattamente il motivo per cui ho portato questo giocattolo a te, Clara. Sapevo che avresti visto la bellezza dello schiaccianoci dietro al suo lungo naso e alla sua grande testa. È un giovane coraggioso. Non è sempre stato così, lo sai? Cosa intendi? C'è una storia? Devi raccontarcela. Ovviamente. Venite, sediamoci. Ora ascoltate attentamente. C'era una volta una regina che amava la sua reggia pulita e tanto carina. Portava con sé un ventaglio ed uno specchio perché amava ammirare il suo viso sempre perfetto. Ma cosa successe? Una volta, un giorno sfortunato, la sua cameriera inciampò su un tappeto per terra posato. Il muro dietro al tavolo di crema si sporcò e la regina infuriata, di rabbia, urlò. Come osi rovinare la bellezza del mio castello? Guardie, buttatela fuori! Questo fece arrabbiare moltissimo la cameriera. Tu pensi solo a te stessa. Non ti importa di chi lavora per te. Non riesci a capire che la bellezza non è tutto. Ti pentirai per sempre di questo giorno, vedrai. Ti maledico, regina. Più lungo sarà il tuo naso e più grande sarà la tua testa.
e solamente quando romperai la noce più dura potrai tornare ad essere com'eri. La regina si sedette e cominciò a piangere. Oh no, il mio volto, cosa faccio ora? Non so come rompere le noci, come posso dunque rompere la più dura? Proprio in quel momento arrivò lo schiaccianoci. Oh, ma io posso, lo farò per te, mia regina. E così lo schiaccianoci ruppe la noce più dura. Subito dopo, la maledizione sparì. Ma cosa è successo al mio volto? Il naso dello schiaccianoci si allungò sempre di più e la sua testa divenne sempre più grande. Ma alla regina non importava. Oh, sei brutto. Non sei più adatta al mio bellissimo castello. Vai via! E lo schiaccianoci venne cacciato. Ma non è giusto! La regina è stata così cattiva! Sono d'accordo. Quindi ora capisci perché il tuo schiaccianoci è così? Non è suo! Voglio io quello schiaccianoci adesso! Ma non ti piaceva! E lo zio lo ha portato per me! Tu non ti prendi cura dei tuoi giocattoli! Ma a Fritz non importava. Voleva il giocattolo così tanto che iniziò a lottare per questo. Entrambi tirarono il giocattolo così forte che il braccio dello schiaccianoci si staccò. A quel punto Fritz lasciò il giocattolo. Io mi dispiace così tanto, Clara. No, il mio schiaccianoci! Oh, cari bambini, oggi è Natale, il tempo della magia. Non ti preoccupare, starà bene. Lo fascerò. Ma devi tenerlo sotto l'albero di Natale tutta la notte, va bene? Solo allora la magia funzionerà. Ecco, prendilo. Ora devo andare. Tieni il tuo schiaccianoci al sicuro, Clara. È tempo per un po' di magia in questa casa. Quella notte, Clara non riuscì a dormire affatto. Continuava a pensare al suo schiaccianoci. Alla fine andò dal suo giocattolo e lo abbracciò. Tenendolo in grembo, si addormentò. Poco più tardi sentì un rumore. Mentre apriva gli occhi, vide che il topo guerriero era vivo. Estrasse la spada e si avvicinò a Clara. Improvvisamente, molti topi vennero dietro di lui. Tutti la volevano attaccare. Clara si alzò in piedi per spaventare i topi, ma poi si rese conto di essere lei stessa piccola come i topi. Cominciò a tremare di paura. Proprio in quel momento lo schiaccianoci prese vita. Oh no, Clara! Corse nella stanza di Clara e si fermò davanti al suo armadio. Ascoltate, Clara è nei guai! Dobbiamo aiutarla! Venite, seguitemi! Corsero tutti per salvare la loro Clara. Non appena la raggiunsero, scoppiò una battaglia fra topi e giocattoli. Clara corse via e si nascose dietro l'albero di Natale. I giocattoli combatterono con coraggio, ma i topi erano davvero troppi. Lo schiaccianoci fu gravemente ferito. Lentamente i topi lo circondarono. Oh no! Il mio schiaccianoci! I topi, vedendo il loro capo a terra, fuggirono. Così i giocattoli di Clara vinsero la battaglia. Oh, schiaccianoci! No! Per favore, apri gli occhi! No! Mentre piangeva, l'albero di Natale cominciò a brillare vivacemente. Oh, cosa? Lo schiaccianoci si era trasformato in un giovane principe. Chi sei? Non mi riconosci? Sono io, lo schiaccianoci. Hai rotto la maledizione, Clara. Hai visto la bellezza nascosta dietro il mio lungo naso e la mia grande testa. Prima che Clara potesse dire qualcosa, il pianoforte iniziò a suonare una bella melodia. E quello che accadde dopo fu davvero magico. Oh, che piroette fece fare al suo schiaccianoci! Clara, hai dormito qui tutta la notte? Cosa? Dov'è il topo guerriero? E il mio schiaccianoci? È nelle tue mani, Clara. Stai bene, bambina mia? Buongiorno a tutti! Oh, Clara, hai dormito qui sotto l'albero tutta la notte? Zio,
Dio! Lo schiaccianoci! Lui è un giovane principe! È venuto la scorsa notte e anche il topo guerriero! E hanno combattuto e tutte le caramelle stavano ballando! Le caramelle ballavano e il topo ha combattuto? Oh, mi sento così in colpa! Ho rotto il suo giocattolo e ora mia sorella è impazzita! Clara, perché non metti il tuo schiaccianoci al sicuro nell'armadio e scendi per fare colazione? Sì, zio. A Clara non importava che nessuno le credesse, perché lei sapeva che una volta cresciuta, se avesse creduto nello schiaccianoci, sapeva che una volta cresciuta si sarebbero incontrati e avrebbero vissuto insieme felici. Andò in camera sua e mise il suo schiaccianoci al sicuro nell'armadio e scese per stare con la sua famiglia. Dopotutto, era Natale, il tempo della magia.